Molti di voi ricorderanno di aver visto lo spettro del Mercurio, un'intensa riga verde-azzurro, una riga azzurro cupo e una riga violetto profondo molto difficile da vedere. Ricorderete pure che bisogna prendere precauzioni per ripararsi gli occhi dall'ultravioletto, anch'esso prodotto dagli atomi di Mercurio. Usando la pellicola fotografica si può vedere la parte ultravioletta dello spettro, così come la sua parte visibile. Fissiamo l'attenzione per un momento sulla riga intensa che c'è all'estremità sinistra della fotografia. Misurando la lunghezza d'onda relativa a questa riga, si trova 2537 angstrom. Ciò significa, come sapete, che tutta la luce che arriva qui ha questa stessa lunghezza d'onda e quindi ha la stessa frequenza. È luce che proviene da atomi di mercurio identici. Ma voi avete anche imparato che la luce si comporta come fotoni la cui energia è proporzionale alla frequenza. Perciò, tutti i fotoni che vanno in quella riga spettrale di cui abbiamo già parlato avranno tutti la stessa energia. Energia che si può calcolare con una semplice formula, cioè E uguale a 1, 2, 3, 9, 7. Peccato che non sia 1, 2, 3, 4, 5. Diviso per la lunghezza d'onda del fotone. Se questa è misurata in angstrom, l'energia risulta in electron volt. Dunque, gli atomi di mercurio, dai quali vengono i fotoni di quella riga dello spettro del mercurio che abbiamo considerato, perdono tutti energia esattamente pari a quella del fotone. E ciò equivale a dire che gli atomi di mercurio, quando emettono fotoni, possono perdere energia solo a determinati pacchetti. La dettagliata e accurata analisi di molti spettri di righe di questo tipo, insieme ai risultati ottenuti da altri esperimenti, per esempio dall'effetto fotoelettrico, condusse i fisici dell'inizio del secolo a concludere che un atomo può assumere solo certi valori discreti dell'energia, che cioè il moto interno di un atomo assume solo certi valori dell'energia e non assume una energia qualunque. Questo postulato era uno dei principi fondamentali sui quali era basata la teoria di Niels Bohr, formulata nel 1913. E era un postulato così importante che James Franck e Gustav Hertz, l'anno dopo, escogitarono un esperimento al fine di verificarlo in modo molto semplice e diretto. È proprio l'esperimento di Franck e Hertz che vogliamo eseguire oggi. La domanda che ci poniamo è questa. Se è vero che gli atomi di mercurio assumono solo certi stati energetici discreti, allora possiamo produrre questi stati energetici con altri mezzi che non coinvolgano i fotoni? Per esempio, possiamo produrre un urto tra un atomo di mercurio e, diciamo, un elettrone di energia nota con precisione, in modo tale che l'atomo di mercurio sia indotto a passare da uno stato energetico ad un altro stato energetico? Possiamo colpire l'atomo di mercurio con un elettrone dandogli la giusta energia perché faccia proprio quel determinato salto in energia? Ora, prima di guardare l'esperimento effettivo, diamo un'occhiata ad un modello macroscopico, un'analogia grossolana, senza dubbio. Vorrei rappresentare l'atomo di mercurio con questo disco a ghiaccio secco che conoscete già. Rappresenterò poi l'elettrone con questa pallina da ping pong. In questo modello il rapporto delle masse è solo di circa 1000 a 1, mentre la situazione effettiva è che la massa dell'atomo di mercurio è quasi mezzo milione di volte più grande di quella dell'elettrone. Ma questo va bene lo stesso, penso, per l'effetto che vi voglio mostrare. Un'altra cosa va detta riguardo alle velocità delle particelle. Sapete che entrambe le particelle saranno in movimento. L'atomo di mercurio parteciperà del moto di agitazione termica di tutto il gas. E si può mostrare che per temperature poco superiori a quella ambiente, l'atomo di mercurio ha una velocità di circa 250 metri al secondo. Mentre l'elettrone, se ha un'energia di un electron volt, diciamo, avrà una velocità di quasi un milione di metri al secondo. E quindi, dal suo punto di vista, l'atomo di mercurio è essenzialmente fermo. Ora guardate questo urto. Se mando un elettrone da un electron volt contro un atomo di mercurio,
vedo che l'elettrone viene via quasi con la stessa energia che aveva prima dell'urto. So che è così perché l'atomo di mercurio non acquista apprezzabilmente alcuna energia. E questo è proprio quello che ci aspettiamo per un urto elastico con questo rapporto di masse. Ma questo in realtà non è ancora un modello molto buono, poiché sapete che con urti elastici non potete fornire energia al moto interno di un atomo. E allora cambiamo il modello. Aggiungendogli questo, e non è ancora il modo migliore di rappresentare un atomo, ma è già un modello un po' migliore di quello di prima. Se ora gli mandiamo contro ancora un elettrone da un electron volt, questa volta vediamo che riusciamo a fornire energia al moto interno. Proviamo di nuovo. E questa volta guardate l'elettrone. Arriva a grande velocità e viene via molto lentamente. E infatti ha ceduto quasi tutta la sua energia al moto interno dell'atomo. Ma c'è ancora una cosa che non va. Se un atomo si comportasse così, allora ci aspetteremmo di potergli cedere una quantità qualsiasi di energia. Per esempio, urtandolo con un elettrone lento, cedo solo poca energia al suo moto interno. Se lo urto con un elettrone molto veloce, cedo molta energia al suo moto interno. Mentre abbiamo postulato poco fa che un atomo non si comporti così, ma che invece si possano cedere al suo moto interno solo pacchetti di energia di determinate grandezze. Quindi noi ci attendiamo che gli elettroni lenti subiscano solamente urti elastici e quindi non cambi la loro energia. Ma che se acceleriamo un elettrone fino alla velocità giusta, allora potrà subire un urto anelastico e cederà tutta la sua energia al moto interno dell'atomo. Ma fare un modello che si comporti così sarebbe veramente difficile. E allora andiamo a dare uno sguardo al nostro apparato. Noi useremo nell'esperienza uno speciale tubo a vuoto. Come vedete, ha una struttura di elettrodi piuttosto complicata e una grossa goccia di mercurio all'interno. Per esaminare in dettaglio questa struttura di elettrodi, ho qui smontato un altro tubo uguale, che potremo guardare più da vicino. Vedete nel mezzo un piccolo catodo cilindrico col filamento dentro per riscaldarlo. E qui c'è la griglia di controllo, un filo avvolto ad elica, un filo sottilissimo. All'esterno di questi elettrodi c'è una griglia acceleratrice, una rete metallica cilindrica. E poi un anodo metallico, concentrico con la griglia acceleratrice. Ora vi mostro la funzione di queste parti su di un disegno schematico. Cominciamo dal catodo, col filamento, che verrà acceso da una batteria a 6 volt e farà evaporare elettroni dal catodo. La griglia di controllo determina la corrente che passa attraverso di essa nella regione tra la griglia di controllo e la griglia acceleratrice. L'accelerazione subita dagli elettroni si può regolare per mezzo di una tensione variabile. E misurerò la tensione acceleratrice usata per fornire energia agli elettroni quando passano fra le griglie. Inoltre farò in modo che solo gli elettroni che passano attraverso la griglia 2 con una energia di almeno un electron volt possano essere constatati nell'elettrometro che è connesso all'anodo. Ora torniamo a guardare il tubo. Misureremo la corrente nel tubo al variare della tensione acceleratrice e leggeremo questa tensione su questo voltmetro da 0 a 30 volt e la corrente anodica sull'elettrometro. Userò la scala intermedia che va da 0 a 2 unità di 10 alla meno 5 ampere.
Quando aumento la tensione acceleratrice, vediamo che all'inizio non c'è corrente. E poi, aumentando ancora, la corrente comincia a salire. Se aumento la tensione con continuità e lentamente, pure la corrente aumenta. E gradualmente ritorna a zero. Ora possiamo introdurre gli atomi di mercurio sul percorso degli elettroni mettendo il tubo in questa stufa e riscaldandolo fino a circa 160 gradi centigradi. Gli atomi di mercurio evaporano dalla goccia e si diffondono per tutto il tubo. Posso mostrarvelo facendo tante singole fotografie, così voi vedete svolgersi il processo più rapidamente. Riscaldandosi, il mercurio evapora dalla goccia, diffonde nel tubo, condensa sulle parti fredde e riscende giù verso la goccia. Ora, se gli atomi di mercurio si comportano secondo il nostro modello, cosa pensiamo che succederà questa volta quando aumentiamo la tensione acceleratrice? All'inizio, evidentemente, ci aspettiamo che non ci sia corrente finché gli elettroni non acquistano abbastanza energia per oltrepassare la barriera di potenziale. Poi, aumentando ancora la tensione acceleratrice, ci aspettiamo che la corrente aumenti come prima. Però questa volta ci sono gli atomi di mercurio nello spazio fra le griglie. E noi ci aspettiamo che gli elettroni urtino questi atomi di mercurio. Comunque, come abbiamo visto nell'esperienza col disco a ghiaccio secco, gli elettroni non cederanno apprezzabilmente energia agli atomi di mercurio finché gli urti saranno elastici. Perciò, anche se essi rimbalzano in giro un pochino, quando passano attraverso la griglia 2 hanno la stessa energia che avrebbero se non ci fossero gli atomi di mercurio. Ma aumentando ancora la tensione acceleratrice, arriveremo alla situazione in cui gli elettroni, passando da una griglia all'altra, hanno acquistato abbastanza energia da poter cedere un intero pacchetto di energia della grandezza giusta agli atomi di mercurio se li urtano qui a destra, vicino alla griglia 2. Allora cederanno tutta la loro energia agli atomi di mercurio urtati, e non avranno più la energia sufficiente per scavalcare la barriera di potenziale. A questo valore della tensione ci aspettiamo di trovare una notevole caduta nella corrente anodica. Proviamo e vediamo cosa succede. Ma prima devo cambiare la scala sul mio elettrometro per poter leggere la corrente anodica in unità di 10 a meno 8 ampere, poiché con gli atomi di mercurio nel tubo la corrente complessiva diminuisce notevolmente. Adesso, aumentando la tensione acceleratrice, di nuovo all'inizio non si ha corrente. E poi la corrente comincia a salire come prima. Gli elettroni vengono accelerati tra le griglie sempre di più. Ecco, cambia qualcosa. C'è una caduta di corrente. Di colpo è successo qualcosa agli elettroni che ora non possono più arrivare all'anodo ed essere contati. Questo è esattamente ciò che prevedevamo. Quindi il nostro postulato e tutto il ragionamento che abbiamo fatto sembrano convalidati dalla esperienza. È chiaro che gli elettroni possono cedere agli atomi solo pacchetti di energia di determinata grandezza. Ma avrete notato che quando io ho smesso di aumentare la tensione acceleratrice, la corrente aveva ricominciato a salire. Andiamo avanti e vediamo che cosa succede se continuo ad aumentare la tensione acceleratrice. 12 volt, un'altra caduta. Ancora una salita, un'altra caduta, grande stavolta, un'altra salita. Aumento gradualmente la tensione acceleratrice, un'altra caduta, la quarta, una quinta. E ora ho raggiunto la tensione massima che posso applicare a queste griglie. Bene, questo è davvero interessante. Penso che sia meglio rifare tutto da capo per vedere che cosa si può ricavare da questo risultato. Questa volta mi servirò di
un dispositivo, registratore automatico, che farà un grafico della corrente anodica in funzione della tensione acceleratrice. Così avremo una registrazione scritta e potremo rilevare dal grafico i valori dell'energia per i quali si hanno le cadute di corrente. Aumenterò la tensione acceleratrice. Voi ricordate che all'inizio non c'è passaggio di corrente. Così ora vedete all'incirca qual è il rumore di questo sistema qui all'inizio. Aumentando ancora la tensione acceleratrice, la corrente comincia a salire. Ecco, ora comincia la prima caduta. Di nuovo la corrente comincia a salire. Un'altra discesa, grande questa volta. E poi un'altra salita. Osservate che ogni pollice della scala orizzontale rappresenta 5 volt. I picchi stanno all'incirca proprio a 5 volt uno dall'altro. Vediamo se continua così. Stiamo arrivando alla quinta salita. C'è un'altra caduta. E ora siamo a 30 volt, che è il massimo a cui voglio portare le griglie. Ora misuriamo le distanze in volt fra i picchi. Non voglio però usare il primo picco, perché non so esattamente dove la corrente comincia a passare. E inoltre ci sono in giro per il circuito delle tensioni che questo voltmetro non misura. Ma la distanza tra il primo e il secondo picco è 4,5 volt. Tra il secondo e il terzo picco è circa 4,8 volt. Tra il terzo e il quarto picco è circa 4,9 volt. E tra il quarto e il quinto picco, circa 5,1 volt. Questi intervalli stanno intorno a una media di circa 4,9 volt. Vedete che gli intervalli sono all'incirca uguali. Ora, cosa ci dice tutto questo? Perché mai i picchi stanno tutti a 4,9 volt l'uno dall'altro? Lo possiamo spiegare in due modi. E in realtà questa esperienza da sola non può decidere quale dei due va bene. La prima risposta può essere che un atomo di mercurio può assorbire solo pacchetti di energia multipli di 4,9 electron volt. Per esempio 4,9 volt, 9,8 volt, 14,7 volt, eccetera. Oppure l'altra spiegazione può essere che gli elettroni stessi urtano così spesso contro gli atomi di mercurio che quando sono arrivati a circa 5 electron volt non ce la fanno a salire ancora di energia, ma piuttosto cedono i loro 5 electron volt ad un atomo di mercurio e ricominciano da zero diverse volte nel loro cammino tra le griglie. Ora vi mostro sullo schema come la seconda ipotesi sia molto plausibile. Intanto metto una lastra di vetro sullo schema. Abbiamo detto, vi ricordate, che quando gli elettroni riescono ad essere accelerati fino ad una energia di 5 electron volt nel tempo in cui arrivano vicino alla griglia 2, allora possono fare un urto anelastico con gli atomi di mercurio vicini alla griglia 2, cedere i loro 5 electron volt all'atomo di mercurio e poi non gli resta più energia sufficiente per passare la barriera di potenziale ed essere contati nell'elettrometro. Perciò si osserva una caduta di corrente. Se aumento ancora la tensione acceleratrice, la distanza che un elettrone deve percorrere per acquistare i 5 electron volt diventa sempre più piccola, finché quando la tensione acceleratrice è di 10 volt, i primi urti anelastici possono avvenire qui e gli elettroni possono ancora acquistare 5 electron volt di energia prima di arrivare alla griglia 2. Possono fare un secondo urto anelastico in questa regione. E allora di nuovo non possono più passare la barriera di potenziale ed essere contati. Perciò ne risulta una seconda caduta di corrente. Con un ulteriore aumento della tensione acceleratrice, capite benissimo, che la posizione del primo urto anelastico è qui. E un secondo urto anelastico può avvenire qui. Un terzo urto anelastico qui,
e nuovamente gli elettroni non vengono contati. Ne risulta una terza caduta di corrente. Quindi, con questa esperienza, possiamo solo dire che il più piccolo pacchetto di energia che un atomo di mercurio può accettare è di 4,9 electron volt. Ora, questo sta in qualche relazione con la grandezza del pacchetto di energia che può portarsi via un fotone? Bene, usando la nostra relazione tra l'energia di un fotone e la lunghezza d'onda della luce, e prendendo 2537 angstrom per la riga spettrale che guardavamo prima, troviamo che l'energia del fotone è 1, 2, 4, diviso 2, 5, 4. E fa 4,9 electron volt, esattamente lo stesso pacchetto di energia. Perciò un atomo ci appare capace di assorbire questa quantità di energia dall'urto con un elettrone e riperdere la stessa quantità di energia con l'emissione di un fotone. Quando una teoria è buona, altri possibili esperimenti si suggeriscono da sé. Per esempio, si possono vedere i fotoni da 4,9 electron volt venire fuori da questo dispositivo mentre facciamo l'esperienza di poco fa? È possibile fornire questi pacchetti di energia di 4,9 electron volt agli atomi di mercurio urtandoli con particelle diverse dagli elettroni, per esempio con fotoni? E inoltre, poiché ci sono delle altre righe presenti nello spettro del mercurio, non dobbiamo aspettarci che l'atomo di mercurio possa assorbire altri pacchetti di energia diversi da 4,9 electron volt? E poi, cosa molto importante, è questo comportamento peculiare degli atomi di mercurio o tutti gli atomi hanno questa proprietà? Dobbiamo sperimentarlo. Ora, per fare queste esperienze ci vogliono apparecchiature un po' diverse da questa. Però queste esperienze sono state fatte tutte e di qualcuna troverete cenno nel vostro testo. La realizzazione e la interpretazione dell'urto anelattico di elettroni da 4,9 volt con atomi di mercurio nel film sono state così chiare che non c'è bisogno di aggiungere altro per spiegare questo esperimento. Però vorrei parlarvi un momento a proposito di un'altra esperienza che facemmo per studiare gli effetti di questi urti anelastici. Sapete, ed è stato detto prima nel film, che c'è da aspettarsi, se gli elettroni da 4,9 electron volt cedono tutta la loro energia eccitando gli atomi, l'emissione di luce nella riga 2537, poiché i quanti di questa luce ultravioletta hanno esattamente la stessa energia che gli elettroni da 4,9 electron volt. Allora si fece un esperimento con un'apparecchiatura più semplice. Ho qui con me una copia del vecchio articolo che è stato difficile trovare perché da quasi 50 anni stava da qualche parte nella soffitta della biblioteca. E possiamo vedere che il tubo a vuoto contiene due elettrodi soltanto e un filamento. Non ci sono altri elettrodi nel tubo che è di quarzo perché deve uscirne fuori la luce ultravioletta che non attraverserebbe il vetro. Questo tubo di quarzo contiene del mercurio che noi riscaldavamo fino ad ottenere una pressione di vapore sufficiente a dare abbastanza urti anelastici con gli elettroni. Tra gli elettrodi stabilivamo una differenza di potenziale un po' più grande di 4,9 volt. Se mettiamo il tutto davanti allo spettrografo, noi ne comprammo uno apposta, vediamo comparire effettivamente una sola riga. Mentre in quest'altra fotografia si vede un normale spettro che si ottiene dallo stesso tubo se si usa una tensione più elevata che dia luogo ad una scarica elettrica. Vedete che qui c'è anche uno spettro continuo nella regione del visibile che è dovuto alla luce proveniente dal filamento acceso. Ma questo è tutto. Nello spettro descritto c'è solo la riga 2537 e non compare nessun'altra riga. Dunque, noi avemmo proprio il risultato che ci aspettavamo. In effetti, il risultato ottenuto era in ottimo accordo con la teoria
di Bohr che diceva che gli atomi, o meglio il sistema elettronico degli atomi, può stare solo in diversi stati discreti di energia e che l'emissione di luce avviene se un atomo è stato eccitato ad uno stato quantico più elevato e ritorna emettendo luce allo stato fondamentale. La riga 2537 corrisponde alla transizione dal primo stato eccitato allo stato fondamentale. Vi può interessare che quando facemmo l'esperimento non conoscevamo la teoria di Bohr. Non ne avevamo letto né sentito parlare. Non l'avevamo letta perché non leggevamo abbastanza la letteratura. E sapete come succede. E poi ognuno pensa che delle cose più importanti gliene parleranno gli altri. Per esempio ci fu un incontro a quel tempo a Berlino in cui i più importanti lavori furono discussi. Nessuno discusse la teoria di Bohr. Perché mai? La ragione è che 50 anni fa erano tutti così convinti che nessuno, con le conoscenze che erano disponibili allora, riuscisse a spiegare l'emissione di righe spettrali. Che se qualcuno pubblicava qualcosa in merito, si pensava che forse era sbagliato. Insomma, non la conoscevamo. Se facemmo l'esperimento e trovammo il risultato che confermava la teoria di Bohr, fu perché speravamo di riuscire a trovare dove sta il confine tra l'urto elastico e l'urto anelastico, vale a dire l'energia minima degli elettroni per ottenere della luce, e inoltre se si vede una riga solamente, ma non sapevamo se sarebbe andata così e non sapevamo neanche se gli atomi emettono luce in modo che si possa ottenere l'emissione di una riga sola tale che gli atomi cedano tutta la loro energia in una volta. Fu l'esperienza a dircelo e noi restammo sorpresi, ma non lo siamo più stati dopo aver letto il lavoro di Bohr, dopo la nostra pubblicazione. E allora facemmo quest'altra esperienza, eppure molti altri fecero esperienze di questo tipo che andavano tutte d'accordo con i concetti base della teoria di Bohr. In effetti questa esperienza sull'urto anelastico è una buona prova della teoria e certamente voi sapete che questo primo lavoro di Bohr è davvero fondamentale per tutto lo sviluppo della fisica moderna e per tutto lo sviluppo dei tentativi di capire la struttura degli atomi e delle molecole e anche la struttura dei nuclei.